Una bellissima vittoria, mancava Guantorena, ma ti sei preso la responsabilità tu di guidare la squadra a questo 3-0. Comunque siamo contenti con questa vittoria, no? È una Modena un forte, era un gioco della Supercoppa che abbiamo giocato molto male, quindi adesso non abbiamo preparato di più e siamo molto felici per la vittoria. Osmani è fortunato, ma la squadra sta bene, quindi dobbiamo seguire lavorando. Avete dimenticato il passo falso in Supercoppa? Sì, la Supercoppa, noi come prima abbiamo giocato male una partita con una Modena che ha giocato molto bene, ma quindi adesso il campionato italiano dobbiamo seguire così, dobbiamo seguire lavorando. In cosa avete vinto? Qual è stato il fondamentale che ha fatto la differenza? Credo che la battuta è andata bene, quindi il contrattacco è andata bene, quindi acho che quello lì ha fatto la differenza. Civitanova è prima da sola in campionato? Sì, siamo felici, no? Ma adesso manca tantissimo un campionato più lungo, ma adesso siamo prima e dobbiamo celebrare. La tua intesa con Bruno è sempre perfetta ormai? Sì, adesso va bene, no? Abbiamo giocato quasi un anno insieme, adesso teniamo alcuna cosa per migliorare, ma piano piano vamo bene. L'ultima cosa, sta per arrivare un dicembre lunghissimo tra campionato di Coppa, campionato del mondo per club, la Coppa, insomma sarà un mese difficilissimo. Sì, ma dobbiamo stare con la testa ferma, dobbiamo lavorare, dobbiamo stare tranquilli e quindi giocare partita a partita, che quello è lo importante. Teniamo un mondiale per club, una competizione più forte, più importante, ma adesso pensiamo qui, dopo pensiamo al mondiale.